Benvenuti ragazzi o bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Android P per OnePlus 6. È arrivato in maniera ufficiale o quasi, quindi non perdiamo altro tempo, facciamo partire la sigla e cominciamo col video perché ho davvero parecchie cose da dirvi. Non mi aspettavo una stabilità del genere, dato che si tratta di un aggiornamento in fase di beta, ma comunque ufficiale, e ho giusto due o tre cose da dire, diciamo, negative su questo aggiornamento. Allora ragazzi, se avete seguito un po', la vicenda Android P, sapete che fondamentalmente, ci sono stati dei miglioramenti soprattutto a livello grafico. E infatti posso dirvi che, da subito, appena ho scaricato l'aggiornamento, le modifiche grafiche mi sono balzate subito all'occhio e mi sono piaciute davvero tanto, partendo dai toggle che adesso sono molto più arrotondati e in linea con tutto, insomma, il Material Design 2.0. Ovviamente non potrei non parlarvi del nuovo multitasking. Adesso è diviso a schede molto più grandi, dalle quali è possibile vedere un'anticipazione dell'applicazione, insomma. E adesso per chiudere l'applicazione ci basterà fare uno swipe verso l'alto, un po' come il multitasking di iOS. Le nuove animazioni, ragazzi, sono incredibili. Per chi viene come me da OnePlus, che sia al 6, 5 o 5T o chi per loro, sa che su questo smartphone le animazioni sono praticamente assenti. Invece adesso con Android P arrivano e sono davvero molto molto carine. Specialmente le notifiche pop-up delle applicazioni sono fatte davvero benissimo. E appena l'ho vista mi è sembrata tipo una cosa incredibile, da vedere sul mio OnePlus 6. Quello che sto per dirvi forse non interesserà a molti, ma comunque voglio anche citare in questo video l'applicazione Orologio, perché sì, ha avuto anch'essa un restyling grafico. Adesso i colori prevalenti sono questo viola e questo nero, perché io ho impostato il tema dark e secondo me stanno davvero molto molto bene insieme. Rimanendo sotto il punto di vista estetico, ho altre cosette da dirvi. Infatti anche l'interfaccia delle impostazioni è cambiata, adesso è molto più gradevole, molto più fresca e molto più bella a mio avviso. E poi, come sicuramente sapete, se possedete uno smartphone OnePlus è possibile impostare un colore evidenziatore, ovvero un colore secondario al tema scelto. Sono disponibili colori come verde, celeste, blu, rosso, eccetera. Fino a OnePlus 5T, ma anche in realtà OnePlus 6 con l'aggiornamento di Oreo, quando impostavamo il colore evidenziatore sul rosso, era un rosso assolutamente smorto, brutto, quasi arancione. E io questa cosa da fan OnePlus non l'ho mai mandata giù, perché appunto il colore principale di OnePlus è il rosso e non potete mettere dei menu che poi sono un rosso così brutto. Invece, finalmente, con l'aggiornamento ad Android Pie, riceviamo un rosso bello forte e vivace. Tra poco mi arriverà la cover rossa in silicone e, insomma, sapete già, no? Telefono nero, menu neri, interfaccia colore evidenziatore rossa e cover rossa, per me è la perfezione. Dal OnePlus 5T, OnePlus ha inserito le gesture, sostituendo così la classica barra di tasti funzione di Android. Adesso, con l'aggiornamento di Android P, avremo ben tre opportunità per muoverci all'interno del telefono: o i classici tasti, come abbiamo sempre visto su Android, le classiche gesture che ormai OnePlus ci ha fatto scoprire e sono davvero molto molto comode, oppure avremo anche il sistema di navigazione dei Google Pixel, ovvero un pulsante home, l'attacca indietro e poi swipe up per accedere al multitasking. Ma la cosa molto molto figa di questo metodo di navigazione è che se noi partiamo dal centro, ovvero da quella tacchetta che vedrete sempre in ogni schermata, e faremo uno swipe verso destra o verso sinistra, andremo a switchare di colpo all'ultima applicazione utilizzata, e questo è molto molto comodo a mio avviso, anche se continuerò ad utilizzare le gesture classiche di OnePlus perché le trovo più comode. Incredibile, ma vero. La batteria è migliore su questa seconda beta piuttosto che sul firmware ufficiale di Android Oreo, perlomeno per OnePlus 6. Io ho questo telefono tra le mani e non so se tutte queste accortezze sono uguali per tutti gli altri telefoni, quindi fate riferimento a quello che vi dico soltanto per OnePlus 6. Quello che vi ho detto fino adesso erano gli aspetti positivi di questo aggiornamento. Adesso ho tre cose da dirvi in negativo.
ovvero c'è un piccolo bug che si presenta quando andremo a sbloccare il telefono tramite sensore di impronte digitali, ovvero se mettiamo la sommelleria sentiremo subito il suono dello sblocco, ma il display si accenderà dopo mezzo secondo. Nulla di che, però chi è abituato alla reattività di OnePlus questa cosa la noterà sicuramente. Una cosa invece che mi ha fatto impazzire letteralmente è la luminosità sballata del display, cioè per far sì che si veda sotto bene o male ogni condizione di luce, la luminosità deve essere impostata a metà, quando io prima la tenevo a un quarto. Però posso dire che invece la luminosità massima è superiore rispetto ad Oreo. Insomma, c'è ancora un po' di casino su questo aspetto. Andrebbe un po' magari alzata la luminosità minima e magari abbassata un po' la luminosità massima. Però, insomma, questo è il mio parere. Poi magari c'è a chi va bene così e a posto. L'ultima cosa che posso dirvi in negativo di questo aggiornamento è non attivate la modalità notturna, perché allora, come sapete, su OnePlus 6 è possibile attivare il display ambient, ovvero quel display che praticamente si accende soltanto con colori bianchi al sollevamento del display o alla ricezione di una notifica. Ecco, fin qui tutto bene. Il problema è che quando attiverete la modalità notte, questo display sarà giallo, ma giallo fortissimo, ragazzi, sarà un giallo davvero molto intenso. C'è davvero molta molta differenza tra il display ambient con la modalità notte in Android Pie che quello su Oreo. I colori sono tutti completamente sballati quando attiveremo la modalità notte. Allora, le cose quindi sono due: o non utilizzate il display ambient se volete utilizzare la modalità notte, oppure non utilizzate la modalità notte se volete utilizzare il display ambient. Fondamentalmente, le cose negative di questa beta sono queste tre, o perlomeno quelle che ho trovato io. Per il resto funziona tutto alla perfezione. Ma come si installa questo aggiornamento? È davvero semplicissimo, ragazzi. Io non sono uno smanettone assolutamente e non ho avuto il benché minimo problema. Infatti vi basterà andare qua sotto in descrizione e cliccare sul link che troverete e mi raccomando da smartphone, e ovviamente vi riporterà direttamente al download della ROM. Questa ROM verrà scaricata all'interno del vostro telefono nella cartella download. Il primo passo da fare è quello di spostarla nella recovery principale. Dopodiché vi basterà andare su Impostazioni, Aggiornamento di sistema o Aggiornamento software, non ricordo con precisione cosa c'è scritto. Andare in alto a destra sulla rotella delle impostazioni e cliccare Aggiornamento locale. Come vedrete ci sarà un file, un firmware. Voi cliccate là e è fatto, ragazzi. Il telefono si aggiornerà, si riavvierà, ci metterà un bel po' a riavviarsi, quindi non preoccupatevi subito. E niente, una volta riavviato avrete così Android Pie. Una cosa importante che ho da dirvi è che facendo questa procedura riceverete subito tutte le versioni beta dell'aggiornamento, ma non riceverete la versione ufficiale. Per ricevere la versione ufficiale dovrete ricompiere questo passaggio in senso inverso con un ripristino dello smartphone, ma comunque se vi interessa l'argomento farò magari un video dedicato a quei passaggi senza che facciamo arrivare questo video a 20 minuti perché non ha senso. Comunque Android 9 ufficiale per OnePlus 6 dovrebbe arrivare tra ottobre e novembre, quindi sta a voi: o installate la beta adesso e tra 2-3 mesi togliete la beta e mettete l'aggiornamento ufficiale, oppure semplicemente aspettate. Io per oggi non ho più nulla da dirvi. Luca Crocco per Chimera Reva è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!